Soul of the Cave. E adesso ripassiamoci la formazione, cominciando da Giacomo, chitarrista. Marca modello. Marca modello Fender Ampeg Sound City. Big Muff. ma l'orange che ho visto di là di chi è? È la cassa, sì, è mia. Ah, ecco. Però sopra c'è sta una testata Sound City. Tutta una cosa di ricerca sonora. Ma oltre alla chitarra cantavo. Sì. E come mai? Perché giorno l'ho picchiato e ho iniziato a cantare solo io. E allora andiamo avanti nella formazione e troviamo basso e voce Giovanni. Giovanni, ma come mai hai preso il microfono così? Perché un giorno Giacomo mi ha lanciato un microfono addosso, poi l'ho picchiato e ho iniziato a cantare solo io. E vista anche la proporzione, insomma, tu hai detto ho meglio. Ho abbozzato decisamente. E il tuo basso, Marco Modello? Fender Jazz, Ampli Ampeg. Bello, una cosa bella. E fin qua abbiamo fatto una parte del palco, adesso andiamo a vedere l'altra parte del palco, dove troviamo? Paolo, chitarra. Marca modello? Chitarra, prima suonavo una SG della Gibson, ora sono recentemente venuto in possesso di una Les Paul Custom molto fica che fa la sua porca figura. E suono una testata Coach con cassa Coach, tutto Coach. Faccia il bicarbonato di sodio, bello! Come immagine del palco siamo arrivati, ma manca un elemento, perché in un'altra intervista abbiamo già visto dove è andato. L'abbiamo perso, praticamente non lo troviamo più da quant'è? 9 mesi? 9 mesi, sì. Sono 9 mesi che lo cerchiamo, però non è scomparso. Sì, non c'è. E oggi che suonate all'Init Club avrete? Francesco, lui batterista ufficiale degli About Wayne. Che ci ha fatto questo grande regalo e quindi si è imparato i pezzi e suonerà con noi. La sorpresa è The Treatment, che è una cosa straordinaria. You can see here. Anche se non è uscito appena, perché insomma è già un po' che è fuori, no? Sì, da gennaio. Gennaio abbiamo fatto la presentazione al Cerco degli Artisti e oggi siamo qua, non abbiamo fatto nessun altro concerto, l'abbiamo presentato là, è uscito, è ufficialmente in rete, sia digitale che fisicamente, lo vendiamo tramite Bandcamp. Siamo entrati in studio al Red House, dove... Che purtroppo ha chiuso, abbiamo saputo questa notizia, mi piange il cuore perché è un posto veramente eccezionale, no? Siamo trovati benissimo, anzi era la seconda volta che andavamo là a registrare, proprio perché avevano proprio l'approccio che volevamo noi, cioè quello di una registrazione completamente analogica, delle riprese fatte dal vivo. E... cioè dal vivo tu intendi one session, non strumenti separati? Esattamente. Abbiamo registrato tutto insieme, basso, batteria e chitarre, la voce in un secondo momento, però è tutto, diciamo, live, sì. Poi perché volevamo dare l'impronta live ai brani, perché puntiamo su quello, l'energia, l'impatto. Cos'è quel pupazzo? Il pupazzo in realtà è una maschera, era una fata fatta in un'installazione di arte contemporanea da un mio cugino. Doveva esprimere una sensazione, più che altro non ha un significato ben preciso. Ma l'album dove si trova? Fisicamente ai concerti. Fisicamente ai concerti e su Bandcamp, che è un sito dove chiunque può aprire un proprio profilo, collegarlo ad un account PayPal. E quindi uno può comprare direttamente sul sito, glielo spediamo noi direttamente. È il sito ufficiale www.soulofthecave.com, dove potete trovare tutti i link ai vari social network, quindi Facebook, YouTube, SoundCloud, dove c'è
l'album interamente in streaming per poterlo ascoltare. Il link di iTunes per comprare i brani in digitale e il link di Bandcamp, appunto, dove uno può comprare il CD fisico. Quindi da là ma non solo questo, perché troveranno anche foto, video e altre cose. Sì, quelli più sui vari Facebook, più su Facebook, esatto, se uno vuole avere un contatto diretto Facebook, abbiamo la pagina ufficiale. E anche ovviamente per sapere le date, eventi. Esattamente, eccetera. certo. Quindi tutti quanti un bel mi piace su Soul of the Cave su Facebook. Partecipazioni oltre a queste particolarmente importanti, cose che vi hanno dato soddisfazione anche dal punto di vista professionale, insomma musicale, professionale? Sì, qualche apertura al circolo di artisti, tipo Linea 77, i Ministri, Giorgio Canali. E poi un anno, il 2009, abbiamo partecipato al Nome del Rock, dove quella sera suonava Kaki King, è un'artista americana newyorkese molto brava, ci è piaciuta tanto. Poi ci siamo aggiornati dalla intervista alla Rampa, e quindi abbiamo saputo cosa è successo nel frattempo, questo era importante. I Solo The Cave sono sempre in pista o sul palco, vabbè, insomma gli anni passano per tutti, pure per me, quindi è normale, anche per gli ascoltatori, quindi è normale. Allora, l'augurio è in bocca al lupo, che si risponde. Crepi il lupo. Povero lupo, ci dispiace, siamo addolorati, ma è così. E io vi ringrazio della partecipazione ai nostri programmi. Grazie. E a presto. Grazie a Mini Radio Web. Ciao. Grazie.